Vieni a correre con noi dove l'asfalto si fonde con la natura. E questo lo slogan che accompagna l'ottava ultramaratona del Gran Sasso, che tornerà sulla montagna più alta dell'Appennino domenica 29 luglio. La gara, che è organizzata dalla SD Marathon Club Manoppello Soggeda in collaborazione con la WISP, Unione Italiana Sport per Tutti, Comitato Regionale Abruzzo Molise, con il patrocinio dei comuni di Santo Stefano di Sessanio, Calascio, Castel del Monte, del Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga, sarà lunga 50 km. Partirà da 1350 metri sul livello del mare da Santo Stefano di Sessanio per toccare i 1700 della piana di Campo Imperatore. È una delle più grandi manifestazioni di 50 km in Italia, sia per qualità sia per paesaggio e perché appunto si trova in un contesto ambientale unico a livello nazionale. Non si corre assolutamente in percorsi cittadini, ma si corre in mezzo alla natura, dentro a un parco nazionale. Quindi l'importanza di questo fa sì che la WISP appunto la candidata il prossimo anno al campionato nazionale. Più di 500 i partecipanti già iscritti che vivranno una giornata di sport, turismo ed emozione sul Gran Sasso d'Italia. Io avevo chiuso le iscrizioni, poi mi è successo che mi telefonavano delle persone da Taranto, da Rimini, insomma dalle varie parti d'Italia, e qualcuno mi chiedeva: beh, non posso correre anche senza pettorale? Allora ho preso l'elenco di quelli che mi avevano chiamato, li ho richiamati e li ho iscritti, quindi siamo arrivati a questo numero. Sicuramente chi viene al Gran Sasso sono persone che già l'hanno fatto pure precedentemente, quindi ci ritornano, e ci ritornano anche con la famiglia dopo la gara, molti ci sono tornati, quindi è anche una promozione turistica. Come ci si organizza per una manifestazione così grande, più di 500 i partecipanti che dovranno partire dal cuore del borgo? Una buona informazione iniziale, riusciamo sempre ad organizzare, riusciamo sempre a far andare tutto per il meglio. La medaglia dell'ultramaratona del Gran Sasso d'Italia 2018, che sarà data a tutti i partecipanti, è dipinta a mano su entrambi i lati, realizzata su pietra della Maiella dall'artista Morelia Persico di San Valentino in Abruzzo Citeriore. Su un lato è rappresentato il guerriero di Capestrano, simbolo dell'Abruzzo e della sua identità, sullo sfondo del Gran Sasso. L'altro lato, dedicato al Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga, raffigura un camoscio dell'Appennino e la pulsatilla, una pianta rarissima sull'Appennino, ma tanto amata dal compianto Davide De Carolis.